Cominciamo nel migliore dei modi il 2024. È il mantra comune dell'Adriano Flacco, Giuliano Teatino e del Villamagna Calcio, opposte l'una all'altra nell'odierno pomeriggio che da calendario chiude il girone d'andata di terza categoria. I biancoazzurri, dopo una campagna acquisti da squadra di categoria superiore, hanno espresso il sogno playoff da conquistare a maggio. Il Villamagna, dal canto suo, desidera blindare il primo posto dagli assalti di Ripa e Torrevecchia, così da sollevare lo scettro di campione d'inverno. Nel prepartita, i rispettivi presidenti Paolini e D'Onofrio chiariscono i contenziosi dell'anno scorso. La partita è particolarmente sentita e a metterla in discesa è il Villamagna, grazie alla cinica conclusione nell'angolo di Giordano Morelli, che sorprende l'estremo di casa, ostacolato anche da una visuale coperta. L'Adriano Flacco non ci sta e dopo un paio di minuti ci prova con Di Giovanni. Di nuovo giallorossi, ancora un dirompente Morelli, stavolta risponde Nardone. Luca Di Meo ha la palla del KO, ma non calcia bene. Punizione di Dilisio, nuovo acquisto del Giuliano Teatino. Risulta però una telefonata a Morelli. Di Marzio, sostituito e arrabbiato per la propria gara, si fa espellere. Sgaloppata di Di Cerchio, che prova un arduo pallonetto senza esito. In una fase difficile, l'Adriano Flacco pareggia la partita. Lancio dalla difesa, ottimo movimento di Daniel Morale, che tramite un colpo da biliardo si regala la gioia personale, successivamente condivisa con tutta la panchina. Al 36esimo il risultato è 1-1. Prima della sosta entra in scena Luca Di Meo, che trova sì il gol, ma in fuorigioco, sul quale l'arbitro interviene prontamente. La seconda frazione parte con il sinistro alto di Caramanico, al 55esimo assist eccellente di Morelli per Di Cerchio, che stavolta con una volée riporta il Villamagna in testa alla gara. Quasi immediata risposta dell'Adriano Flacco. Daviero lotta con le unghie e con i denti, intervento scomposto di un giocatore del Villamagna ed è calcio di rigore. Dal dischetto si incarica della battuta Marco Profeta, che opta per una rasoiata centrale. Di nuovo parità per una sfida sempre più calda e che diverte il numerosissimo pubblico presente. Villamagna vuole a tutti i costi la vittoria, a botta sicura Di Cerchio spedisce fuori dallo specchio. Attorno al 75esimo confusione e panico in area dell'Adriano Flacco. La palla rimpalla ovunque, ma sulla linea provvidenziale di Giovanni, che spazza la sfera. Sull'altro fronte, spiovente imprevedibile che i padroni di casa non sfruttano, in quanto sul tiro di Mileni non riesce ad arrivare in tapin il neoentrato Padureanu. Finisce così, 2-2. L'Adriano Flacco sembra aver cambiato pelle, sintomo che il lavoro di mister Palladinetti sta dando i suoi frutti, raccolti in parte oggi, dopo una partita ad armi pari contro il forte Villamagna, il quale perde la vetta della classifica a pannaggio di Ripa, restando però l'unica squadra imbattuta del girone. A fine gara, all'unanimità, le compagini ringraziano gli spalti gremiti dai supporters fiduciosi e attaccati al calcio dei rispettivi paesi. Gaspare Paolini, presidente dell'Adriano Flacco, biancazzurri che portano a casa un bel pareggio pirotecnico 2-2 contro la capolista Villamagna, che si ferma qui a Giuliano Teatino. Soddisfatto o deluso, presidente? Allora, buonasera a tutti. Sì, veramente sono molto soddisfatto, perché comunque oggi è stata una bellissima partita da ambedue le squadre. Comunque il Villamagna giustamente sta in testa alla classifica, quindi oggi ci siamo tolti un'altra soddisfazione, ma non è che una soddisfazione, è che abbiamo giocato molto bene, perché comunque la squadra migliora,
sempre di più, anzi sinceramente dico la verità, meritavamo la vittoria. Abbiamo avuto varie occasioni sia nel primo sia nel secondo tempo, sinceramente potevamo portarla a termine questa partita a nostro favore. I ragazzi sono carichi, la squadra comunque l'abbiamo un po' rimobilitata, ho lavorato tanto anche per nuovi ingressi, quindi questa, diciamo, chiusura di andata che si è conclusa oggi, per il ritorno ci saranno tantissime sorprese. Vittoria su Ripa, pareggio con Villa Magna, internamente siete una squadra credibile, si può parlare di fortino qui a Giuliano Teatino? Sì, sicuramente. Sono, come vi dicevo prima, ci siamo rafforzati, i ragazzi ci credono tanto, non puntiamo sicuramente alla classifica che sta, che diciamo abbiamo adesso, siamo imposizionati. Noi puntiamo in alto, ecco. O playoff, non so, comunque non ci contendiamo, purtroppo ultimamente stiamo pareggiando quasi tutte le partite, però come si dice è meglio un punto che niente. Ecco. Oggi pubblico delle grandi occasioni, servirà il supporto della massa di Giuliano Teatino anche domenica prossima contro l'Atletico Rocca Scalegna? Sì, comunque ringrazio il pubblico, oggi un tantissimo pubblico, quindi tantissima soddisfazione, anche perché io mi ero prefissato questa cosa, riportare il pubblico, diciamo, allo stadio di Giuliano Teatino, perché il paese senza calcio è... non è, diciamo, è una cosa morta, diciamo, lo sport fa bene a tutti, riunisce tutti, odi, liti, poi alla fine delle partite finisce tutto, anche perché non serve a nulla portare rancori. Ringrazio il pubblico, ringrazio i tifosi, il paese, tutti gli sponsor, perché senza di loro non potremmo fare il campionato, e anche il Villa Magna, il presidente molto gentile, è stato molto cordiale con me, comunque siamo amici, non ci abbiamo rivalità, non ci abbiamo niente, assolutamente niente. Grazie presidente, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie mille a voi, anche voi come sempre siete sempre molto gentili e sempre disponibili quando vi chiamo qui, e siete veramente molto bravi, quindi complimenti anche a voi e buona fortuna per il vostro lavoro. In compagnia di Pantaleone Palladinetti, allenatore dell'Adriano Flacco, 2-2 oggi, una partita alla pari contro la capolista Villa Magna, un Adriano Flacco diverso rispetto al primo trimestre, penso si possa dire, dovuto a cosa, mister? Innanzitutto buonasera a tutti, voglio fare i complimenti ai miei giocatori, a tutta la squadra che è scesa in campo, tutti i ragazzi che stavano in panchina, quelli che oggi sono andati in tribuna, a tutta la società Adriano Flacco, Gino Tatino, dal presidente, dirigenti tutti. Cosa c'è stato di più oggi rispetto all'anno vecchio? Diciamo che abbiamo avuto in campo la fortuna di avere Mario Di Lisio, il nostro capitano. È un ragazzo che ha giocato in categorie superiori e oggi ci ha dato tanta qualità, ci ha dato esperienza e qualità. Voglio dire che il Villa Magna è una bellissima squadra, la conoscevo già perché ci sono ragazzi di Miglianico, ragazzi di Villa Magna che conosco da tanto tempo, conosco il loro allenatore, un bravissimo ragazzo, un bravissimo allenatore, la società tutta, è una bellissima cittadina che sta facendo qualcosa di bello, e quindi è giusto così, giusto così, giusto anche il risultato. Alla pari, alla fine forse meritavano sia loro che noi, ma è giusto che sia finito 2-2. Penso che sia stato uno spettacolo di partita, anche con un bellissimo pubblico che è venuto a vedere in terza categoria, circa 200-250 persone sugli spalti, che hanno voglia di divertirsi la domenica, non è su tutti i campi. Testa a Rocca Scalegna adesso, mister. Sì, diciamo di sì, testa alla prossima partita, testa al prossimo allenamento. Io dico sempre, i ragazzi mi conoscono, adesso la partita è finita, non possiamo tornare indietro, non è che possiamo fare qualcosa di diverso per questa partita con Villa Magna. Ci dobbiamo preparare in settimana, dobbiamo cercare di recuperare qualche ragazzo che è ancora acciaccato, recuperare le forze sulla partita di oggi, che è stata una partita abbastanza intensa per tutti. Cerchiamo di poter iniziare a vincere qualche partita. Grazie mister, in bocca al lupo per il proseguo.
Grazie a voi, in bocca al lupo, complimenti per la trasmissione e complimenti per la vostra passione che mettete nel calcio. Con Alessio D'Onofrio, dirigente del Villa Magna, oggi 2-2 in quel di Giuliano Teatino, perdete il primo posto purtroppo per voi, è un pareggio che sa di delusione questo. Ma no, sapevamo che affrontavamo una squadra quadrata, faccio i miei personali complimenti a mister Paladinetti che da quando ha rilevato insomma, la direzione tecnica del Giuliano ha portato tutti i risultati positivi. Sapevamo che affrontavamo una squadra già in 2 anni, ci siamo affrontati per la 5ª volta, il 2º anno, anche dopo l'anno scorso, sappiamo che sono sempre state partite dure e lottate. Sicuramente un po' di rammarico c'è perché quando si lotta per le posizioni alte anche 1 o 2 punti persi fanno male, però siamo consapevoli che è un campionato duro, ce lo siamo detti all'inizio, non lo scopriamo all'11ª giornata, tant'è che davanti siamo a un punto dal Ripa che è andato primo, dietro a noi segue il Torrevecchia che è anche una grande squadra, il Guastamero è rientrato nel giro, ha vinto il Torricella. Non scopriamo niente di nuovo, se non il rammarico che potevamo giocare meglio questa partita e provare a vincerla, ma nulla di più, complimenti vanno fatti agli avversari perché si va sempre in 2 in campo. Eravate rimaneggiati, questa è la causa forse del pareggio, domenica prossima tornerete al completo? No, non ci sono alibi, abbiamo una rosa di 25 ragazzi, tutti validi, chiaramente si sa che queste categorie anche per il discorso lavoro, impegni e altro non si può essere sempre al completo, una volta c'è, una volta non c'è, quindi alla fine si riequilibra tutto, non possiamo nasconderci di queste cose. Dispiace aver perso 2 punti, ma come detto di fronte avevamo una squadra molto quadrata ed penso che è giusto così. Grazie Alessio, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie, viva il lupo e buon campionato a tutti.